Oggi ci troviamo ad Acate, un paesino di 10.000 abitanti della Sicilia, in provincia di Ragusa, incastonato tra il mare e i Monti Blei. In questo paesino ci conosciamo un po' tutti e oggi vorrei farvi conoscere il fratello Francesco Patti, che ha 94 anni ed è qui con me. Fratello Patti, come è iniziato il suo cammino di fede, la sua esperienza e come ha conosciuto la Chiesa Avventista? Nel 1935 al mio paese si presentarono tre personaggi. Questi uomini fecero un bel acquisto a San Michele. Acquistarono una famiglia bellissima, una famiglia di contadini intelligenti e che accettarono il messaggio avventista, questi qua. Ma poi si formarono un bel gruppo. C'erano calzolaie, c'erano contadine e c'era mio padre pure, che aveva comprato una Bibbia dal 1915. Poi cresceva io e ogni tanto vedeva quella Bibbia sopra il comò. Da quel punto cominciai a leggere il principio che presenta Dio creatore, però ancora giovane non volevo andarci, ma sempre c'avevo il cuore di andarci, ma io ero duro andarci. Intanto una volta me ne andai a lavorare nei castelli romani, conobbi pentecostali e mi portavano a studiare la Bibbia insieme a loro. Poi ritornai al mio paese, io che l'avevo nell'animo, appena arrivo al mio paese me ne vado in chiesa, la Chiesa Avventista. La Chiesa Avventista già si aveva formato, che c'erano circa 19-20 persone. E gli andai a dire: mi volete come membro di chiesa a me? Perché mi batteva il cuore prima di andare. Che poi quando ho deciso di entrare nella Chiesa Avventista mi passò tutto. Cominciai a studiare alla scuola del sabato e, ringraziando Dio, la scuola del sabato è quella che ci ha fortificato. Qual è stato il momento più significativo, più importante della sua vita all'interno della Chiesa? Fui anziano di chiesa, non so se l'ho fatto per 6 anni, 7 anni, non lo so. Però non a Cadacate, a Vittoria. Lì si aveva formato una chiesa carina, arrivavamo a essere 40 persone circa lì dentro, bella. Abbiamo lavorato, abbiamo faticato, due volte facemmo lavoro missionario in tutta la chiesa, in tutta Vittoria. Facciamo un lavoro missionario. In quei tempi si facevano parlare la gente. Se andiamo ora, parlando ora, qui, talvolta parliamo con gli amici, tante volte mi dicono: cambiamo discorso. Ma purtroppo l'epoca è questa. Qual è stata la lezione di vita più importante che ha imparato durante questi anni di servizio per la Chiesa? Io ho imparato da Gesù, che ha imparato molte cose in parabole. Per esempio, la parabola del campo, quando Gesù disse: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che aveva un campo, ci andò a seminare della buona semenza e se ne andò. Un giorno i suoi servi gli disse, ora queste sono parole mie, arrivano nel campo e trovano tutte le erbe selvatiche, le trovavano là. E dice: come mai? Dice. Andavano a dire al padrone, dice: ma non avevi tu seminato della buona semenza nel tuo campo? Vuoi che noi andiamo a estirpare le zizzanie del campo? Il Signore gli disse: no, perché voi quando estirpate le zizzanie, estirpate anche il buon grano. Il Signore disse: lasciateli crescere insieme fino alla mietitura.
poi quando viene la mietitura, dice, le zizzanie saranno bruciate come la paglia e il buon grano sarà messo nei granai. Questo è un simbolico giudizio di Dio che ci insegna che noi non dobbiamo giudicare a nessuno. Il giudizio appartiene a Lui. Il Signore non ci parla di dividerci. Il Signore ci dice di stare tutti insieme, zizzania e buon grano, camminare insieme fino a che Gesù si dispone a venire. Lei è membro di chiesa da 67 anni, giusto? Sì. In tutti questi anni, in che modo la chiesa avventista è cresciuta ed è cambiata, secondo lei? Tante volte io vedo un cambiamento, anche nel modo di predicare. Ti devo dire qualche cosa a te, non tutto ti offendere. Cioè, tu hai preso come si predicava nello stile antico e io ne ero contentissimo, solo che c'è un difetto, che stare parole a Monserio una dietro l'altro mi dispiace, va, deve essere chiollendo a parlare, e così la gente ti comprendono meglio, ma ti vogliamo bene a voi stesso. Grazie. Guardando indietro, quali aspetti della Chiesa, secondo lei, sono migliorati? Ma questo non te lo so dire migliorato, perché io non sono nella coscienza degli. Se parliamo della predicazione, vedo un cambiamento, mi credo. Mm. C'è chi migliora, c'è chi... La Chiesa avventista, c'è chi viene e c'è chi va pure. Io accettai il messaggio avventista con tutto il cuore, non ho avuto mai pensiero di dire, ma che faccio, me ne vado, ma che dove devo andare? Non c'è altra verità. Un'ultima cosa, che messaggio vorrebbe dare ai giovani di oggi della Chiesa per invitarli a essere in prima linea per il Signore? Ma io ai giovani non lo do ai suoi giovani, cioè io lo desidero che lo do anche ai vecchi, ai forti. Che sia delle mie preghiere, dico, Signore, rendici forti a tutti affinché possiamo presentarci dal tuo cospetto, non come vogliamo noi, ma come tu ci vuoi. Grazie, fratello Patti. La ringraziamo per il suo tempo, per tutto ciò che ci ha dedicato. Per me è stata una gioia questa sera.